So che avevo detto che non avrei fatto più video fin dopo l'estate, ma è successa una cosa che mi ha fatto arrabbiare molto e quindi ho deciso di fare questo video così come uno sfogo per parlare del tema che avete visto in copertina. Che Netflix ha deciso di rimuovere la scena del suicidio dalla serie TV 13. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, 13 è una serie TV diventata molto famosa, anche un po' inaspettatamente, nel senso che non era una di quelle serie che era già costruita per essere famosa, ma i temi che sono stati trattati in questa serie hanno attirato un grandissimo interesse e i temi sono soprattutto quelli del bullismo, della violenza sessuale, in generale della depressione, del disagio giovanile e appunto quello del suicidio. Immagino che il 90% di voi, soprattutto se avete meno di 30 anni, sicuramente ha visto questa serie, quindi sa bene quello di cui sto parlando. Per gli altri, appunto, se vogliono, possono guardarla su Netflix. Ma appunto, la differenza è che da oggi, immagino, non ci sarà più una scena rispetto a chi aveva visto questo telefilm fino a pochi giorni fa. E questa scena ha fatto molto parlare di sé. E stiamo parlando di una scena di suicidio, dove non voglio descriverla nei dettagli, ma la protagonista di questo telefilm, che ha come trama proprio quella di raccontare dalla voce della protagonista, attraverso 13 cassette che registra, i motivi del suo suicidio. E appunto, nell'ultima puntata avviene questo suicidio che, devo dire, a mia grande sorpresa, quando vidi ormai più di un anno fa questo telefilm, venne mostrato in modo completamente crudo, in modo completamente realistico. Addirittura ricordo che non c'era nemmeno più la musica di sottofondo, ma è stato mostrato proprio come se una persona veramente registrasse l'atto attraverso una telecamera e ne mostrasse ogni dettaglio. Io appena vidi quella scena durante il telefilm, pensai subito che fosse una follia metterla. E nonostante poi, dopo aver finito il telefilm, come spesso capita, ho iniziato a leggere commenti, recensioni e leggevo che la maggior parte delle persone diceva: serie bellissima, dovrebbe essere mandata nelle scuole, tutti dovrebbero vedere questa serie. E io mi dicevo: ma cavoli, ma com'è possibile che la gente non si rende conto di quanto sia pericoloso mostrare una scena del genere ad un pubblico di ragazzi, perché poi la serie aveva proprio come target quello degli adolescenti. Infatti tutti i personaggi, tutte le storie, tutto il racconto che avviene prima di quella scena è molto adolescenziale, anche se in realtà i telefilm, puntata dopo puntata, incomincia a trattare argomenti sempre più complessi, sempre più pesanti, come per esempio lo stupro, che anche questo viene mostrato in modo abbastanza nitido e palese e senza censura all'interno della serie. Ecco, però c'è una grandissima differenza, per esempio, tra uno stupro e un suicidio, perché come è stato dimostrato ampiamente dalla letteratura, e se il regista avesse chiesto a qualche esperto di questa tematica, ovvero di suicidio, gliel'avrebbe confermato prima di mandare in onda questo telefilm, il suicidio è un qualcosa che alimenta enormemente a livello psicologico l'emulazione. Cosa significa? Nella storia sono stati fatti diversi studi che dimostravano come, in concomitanza di un suicidio di un personaggio famoso, come per esempio Marilyn Monroe, il tasso di suicidi aumentava enormemente, proprio perché c'è una grandissima emulazione psicologica in questo gesto. Quindi cosa è successo? Che piano piano, man mano che ci si rendeva conto che c'era questo effetto emulazione, ogni volta che si suicidava un personaggio famoso e aumentava quindi il tasso di suicidi, si è incominciato a studiare più nel dettaglio a livello scientifico questo tipo di processo emulativo e si è capito appunto che le due cose erano legate. Quindi, evento trattato dai media in modo molto morboso a volte, come spesso capita per gli omicidi. Ma a differenza, per esempio, degli omicidi, il suicidio ha a livello psicologico un fortissimo effetto imitativo. Quindi, anche a livello di stampa, si è detto e si è incominciato a dire da parte degli esperti di cercare di trattare il tema senza dargli un risalto mediatico, come spesso viene dato appunto ai suicidi perché fa notizia, parlare di cronaca nera, eccetera, proprio perché questo avesse delle implicazioni molto forti sulle persone che lo guardavano. E questa cosa è molto solida a livello di letteratura, non parliamo di uno studio, di due studi, parliamo di diversi esperimenti che hanno confermato questo effetto. E anche su 13, dopo che è uscita questa serie, ci sono stati tutta una serie di studi che hanno dimostrato come dall'aprile 2017, che dovrebbe essere la data di uscita di questa serie TV, il tasso di suicidi è aumentato del 30%, soprattutto nella fascia giovanile, quindi nel target minorenni, under 18, che era proprio il target a cui si riferiva questo telefilm e che è proprio il target più suscettibile, perché
Perché è quello che se in difficoltà, e l'aumento della difficoltà giovanile, del disagio giovanile è provato anch'esso dalle statistiche, se questo tipo di popolazione è in difficoltà e vede una scena di suicidio così cruda che include addirittura un proprio coetaneo, quindi una ragazza in cui un ragazzo o una ragazza si può immedesimare nella sua sofferenza e nel suo anche desiderio, no, di autolesionismo, allora questa cosa ha un effetto bomba potentissimo. Infatti io davvero, dopo che ho visto questo telefilm, ne ho parlato con tutti, ho scritto anche nel mio piccolo, perché non ho ovviamente un grande potere mediatico, ma ho detto questa scena è veramente pericolosa e io sono sicuro che succederà un casino a livello emulativo, proprio perché è una cosa molto, molto assodata a livello di funzionamento psicologico. Cosa è successo dunque? Che per fortuna tutti questi studi che sono emersi dopo la proiezione della serie TV, quindi non parliamo di uno studio, parliamo di una serie di studi che alla fine sono riusciti a provare questo effetto imitativo e che quindi hanno messo Netflix alle spalle e lo hanno costretto verosimilmente a rimuovere questa scena dalla serie, per fortuna con un colpevole ritardo, appunto, si è messo in qualche modo una toppa a questo tipo di errore, anche se in realtà la stragrande maggioranza delle persone hanno già visto questa serie, però per fortuna, essendo una serie che rimane su Netflix, quindi bene o male sempre molto in vista, il regista ha giustificato l'utilizzo di questa scena particolarmente cruda e particolarmente esplicita, sostenendo che, a suo modo di vedere, mostrare una scena così esplicita avrebbe in qualche modo suscitato un effetto psicologico di distaccamento, quindi di orrore, quindi di voglia di non fare la stessa cosa, e quindi avrebbe suscitato l'effetto esattamente opposto a quello che è successo invece, ovvero un effetto imitativo, un effetto emulativo fortissimo. Perché sto facendo questo video? Perché sono così fomentato da questo episodio? Perché mi sono imbattuto in un video di fanpage dove viene appunto raccontato questa vicenda in modo molto asciutto, dove viene però spiegato i motivi per cui si è arrivata a questa scelta, ovvero anche vengono citati gli studi, eccetera, e sotto questo video c'è una mole enorme di commenti contro questa scelta. Una infinita serie di persone che commenta e riceve tantissima approvazione sotto forma di like sul fatto che togliere questa scena è un errore. E quando si crea questo effetto approvazione, ovvero dove una persona scrive una cosa e la maggior parte delle persone approva questo tipo di commento, ecco, io mi sono sentito in dovere di dire la mia, perché penso che in questo caso ci sia molta ignoranza nelle persone che commentano. L'ignoranza di per sé non è una cosa negativa se la intendiamo nel senso di non conoscere qualcosa. Il problema è quando noi commentiamo su ciò che non conosciamo, cioè diciamo la nostra, ma senza sapere quello di cui stiamo parlando. Vi faccio un esempio. In questo periodo si è parlato molto di terrapiattisti. I terrapiattisti sono coloro che sostengono che la Terra sia piatta e che non sia rotonda, invece come sostengono gli scienziati, i fisici, i matematici. E queste persone suscitano una grandissima ilarità. Tutte le persone dicono: guardate come sono stupidi, ridicoli, che teorie senza senso. Ebbene sì, queste persone sostengono una cosa assurda. Ma non assurda per la nostra percezione quotidiana, perché in effetti noi non vediamo che la Terra è tonda e prima che ci fossero degli studi scientifici, delle foto dallo spazio, eccetera, eccetera, tutti gli esseri umani sostanzialmente credevano che la Terra fosse piatta. Quindi questa scoperta della Terra tonda è una scoperta scientifica, non dovuta all'osservazione quotidiana, all'intuito quotidiano, al vissuto delle persone. Perché questi terrapiattisti vengono presi in giro anche dalle persone che non hanno nessuna competenza fisica per provare che la Terra appunto sia sferica? Perché? Perché c'è una comunità scientifica che ha emesso tantissimi studi, ha messo tantissime prove, per cui ormai è chiaro che la Terra sia sferica e non piatta. E le persone sostanzialmente si fidano di queste persone, del fatto che le prove che portino siano vere, a parte i complottisti, ovvero coloro che rifiutano anche quello che è il pensiero di non una persona, non di due persone, ma di una comunità di persone che studiano qualcosa e va contro sostanzialmente, dice qualcosa di completamente contrario. Ecco perché faccio questo discorso, dove voglio arrivare. Che queste persone, i cui commenti andrò a leggere a breve, commentano contro degli studi scientifici di una comunità di esperti che
che ha provato che questo telefilm e questa scena in particolare provoca un effetto emulazione nei giovani e dicono il contrario, sostanzialmente, ma il contrario non portando altrettanti dati scientifici, ma dicendo la loro, dicendo ma a me quella scena piaceva, secondo me quella scena era bella, secondo me quella scena comunque ci stava e non è vero che portava questo tipo di comportamento, ma no, quella scena stava benissimo all'interno del telefilm. Capite che sono pareri personali che non vanno a contrastare quelle che sono le prove scientifiche, anzi, sono completamente ignoranti rispetto a queste prove, ma dicono semplicemente la loro, senza sapere nulla. E questo io lo trovo assolutamente volgare, assolutamente deleterio, nocivo, perché poi appunto nei commenti si crea quell'effetto consenso per cui sembra che appunto stiamo dicendo delle verità, perché tante persone banalmente mettono dei like, perché tanti commenti vanno dalla nostra parte, e invece stiamo dicendo delle cavolate. Vado a leggere alcuni di questi commenti. Il primo commento con più like dice: a questo punto non fate vedere più i film horror, non fate vedere più film di omicidi, non fate vedere più film di rapine, non fate vedere più film di niente praticamente. Ecco, questo è il primo esempio di ignoranza, perché tutte le cose che lui ha citato non è stato provato a livello psicologico che creano emulazione. Mentre il suicidio sì, uno probabilmente non capisce perché. Che differenza c'è tra un omicidio e un suicidio? Però a livello psicologico c'è tutta la differenza del mondo. Se una persona arriva tanto, non credo proprio che sia per una scena di un film. Dal mio punto di vista è tutta pubblicità. Anche questa è una stupidata, perché non si tratta di una scena di un film che porta una persona a commettere suicidio. Ovviamente quella persona è già in difficoltà, ovviamente quella persona è già fragile, è già debole dal punto di vista degli strumenti per elaborare quella scena. E se tu vai a mostrare quella scena a un ragazzo giovane che magari appunto soffre di depressione, di istinti suicidari, eccetera, gli dai assolutamente un input negativo. Quindi non è che ovviamente una persona perché vede una scena di suicidio, anche se fino al giorno prima stava bene, allora decide così di suicidarsi. C'è ovviamente un pregresso di difficoltà e quindi c'è magari già tutto un vissuto di difficoltà legato a questo tipo di azioni, di pensieri, ma appunto il telefilm non va a colpire solo un tipo di popolazione, quindi chi sta bene, ma va a colpire tutti, quindi anche le persone che potenzialmente possono subire questo tipo di effetto emulazione. Un altro dice: che schifo, avete un gran coraggio, togliere una scena che rappresenti il dolore di ogni ragazzo o ragazza. Quella scena penso sia una delle più significative. Vedete, un'espressione, un giudizio, un commento forte, netto, di dire state facendo una stupidata, ma sulla base di cosa? Di un parere personale che non cita minimamente i dati scientifici, cioè non dice guardate che secondo me quei dati sono sbagliati perché io ho fatto altri test o perché semplicemente state dicendo delle stupidate. Allora a quel punto rientriamo nell'effetto complottismo, cioè io dico che tutti i dati scientifici che tu mi stai portando sono sbagliati e credo soltanto alla mia esperienza, a quello che io vedo, a quello che io penso. Allora in quel momento sei al pari di un complottista, di un terrapiattista. Però su queste persone non c'è lo stigma che c'è sui terrapiattisti. Non c'è, anzi c'è approvazione. Perché? C'è l'arroganza di volerne sapere di più di una persona o di tante persone, perché appunto non si sta parlando di uno studio, lo ribadisco, che hanno provato questo effetto nel tempo, negli anni. Sia nel passato, sia nel presente, sia specificatamente rispetto a questo caso, perché ripeto, le ricerche per evitare che questa scena fosse inserita in questo telefilm c'erano già, quindi non c'era bisogno di nuove ricerche. Però queste persone non hanno nemmeno l'umiltà di accettare che non sanno quello di cui stanno parlando. Vado avanti perché sono tantissimi. Perché mai non tolgono scene di uccisione a sangue freddo, di stupro, di violenze, ma di suicidio sì? Esatto, sì, perché va a toccare meccanismi psicologici diversi. Quindi questo commento nasce dall'ignoranza, cioè un commento ignorante perché non ha studiato quali sono i meccanismi psicologici del suicidio, dell'omicidio, eccetera. Ma è un commento così, buttato lì, che fa male però, perché è disinformazione. Esattamente come quando un giornalista dice che l'hikikomori è dipendenza da internet. Uguale, disinformazione. Potere mediatico che tu hai scrivendo un commento che rimane poi in cima sotto un video molto visto con quello di fanpage e danneggi le persone che lo leggono perché stai dicendo stupidate, perché stai dicendo qualcosa che non sai. Continuo nei commenti. Non capisco la loro scelta. I produttori avevano detto che la serie era molto forte e non adatta a tutti, ma togliere proprio la scena del suicidio di Anna è un grande passo indietro. Eh beh, perché se io dico che un telefilm non è adatto a tutti, però lo faccio assolutamente in target da ragazzi, allora ho le spalle coperte. Quindi costruisco un telefilm dove i protagonisti sono degli adolescenti
dove appunto un adolescente si può immedesimare con grande facilità, però dico guardate che è meglio non guardarlo, evitate se avete problemi, non guardatelo, è certo perché le persone sono così brave ad autoimporsi certi comportamenti, non è che se io vedo che se ho meno di 18 anni non dovrei guardarlo, non sono ancora più invogliato a guardarlo, anche per uno spirito di trasgressione. Che è assolutamente normale nell'adolescenza, no? Ho riguardato il pezzo dell'episodio dove Anna si toglieva la vita e per me hanno fatto un errore a toglierlo, perché almeno per me non si capisce il dolore che Anna stava provando nella vasca. Vedete, tutte espressioni personali che non citano minimamente gli studi, cioè neanche dicono no, per me quegli studi sono falsi, sono errati, hanno sbagliato, cioè proprio valutazioni personali, capite? Accetterei più un commento di un complottista che dice: quegli studi, secondo me, sono stati fatti da idioti che hanno interesse nel fare pubblicità, nel, come diceva magari un commento tra le righe prima, oppure nel danneggiare Netflix perché lavorano per la concorrenza. Accetterei più queste cose perché sono complottiste, ma almeno vanno nel merito della questione. No, sono commenti puramente sulla propria percezione. No, a me piace quella scena, secondo me è giusta. Quindi non me ne frega niente se ci sono degli studi che provano che quella scena abbia aumentato i suicidi del 30% nella fascia giovanile, non mi interessa, ma semplicemente dico che per me quella scena andava comunque lasciata. Capite quanto è drammatico questo commento, questi commenti, perché è più di uno. Un altro dice: non si doveva togliere la scena, serve a far capire cosa può provocare il bullismo. Ho subito bullismo psicologico e fisico per tutta la vita, solo chi ci passa può capire la sofferenza che ti divora dall'interno. E qua nessuno dice che il bullismo o lo stupro, come viene descritto, perché poi non è solo bullismo, all'inizio si parla di bullismo, poi ci si mette dentro tragedie su tragedie, tra cui morti in incidenti, violenza sessuale, eccetera. Quindi anche lì capire nesso, causa, bullismo, tentativo di suicidio non è proprio così chiaro, perché non è quello che poi, secondo me, l'autore voleva fare, o comunque se l'ha fatto male, a mio parere. Ma questo è il mio parere. Non sto dicendo che sulla base del mio parere non dovevano togliere quella scena. Ci sono degli studi che lo dicono, più di uno studio. E anche in questo caso è assolutamente un parere personale, che però ha preso un sacco di like, e quindi rimarrà in cima e quindi influenzerà altre persone. Una persona non si ammala a causa di un film, ma che ragionamento è questo? Altra idiozia, qua non si sta parlando di ammalare, si sta parlando che quella scena induce un effetto emulazione, quindi non su tutti, ovviamente su chi è in difficoltà, su chi è già predisposto a subire questo tipo di effetto psicologico. Togliere la scena del suicidio è come togliere il filo conduttore della storia, cioè quindi è più importante la trama, non è importante se gli studi hanno testimoniato che il 30% in più di persone si sono uccise a causa di questo film, è più importante tenere il filo conduttore della storia, è certo, che problema c'è? 38 like, perché no? Non mettiamolo? In tutta la sua crudezza, quella scena avrebbe fatto passare la voglia a chiunque di suicidarsi in quel modo. Pessima scelta quella di toglierla. Altro argomento che non tiene minimamente conto degli studi, ma perché io non dico che una persona deve per forza andarsi a leggere gli studi scientifici, per carità, nemmeno io voglio andarmi a leggere gli studi scientifici sul fatto che la Terra sia tonda e che tutti gli effetti, come la marea, eccetera, testimoniano fisicamente che questa cosa sia vera. Ma perché devo commentare dicendo che la Terra è piatta? Perché devo dire qualcosa che va contro questi studi se non voglio neanche informarmi, neanche cercare di capire cosa dicono? E qua non parliamo di un commento, di due, qua parliamo di tutti i commenti uguali. E quello è il motivo che mi ha spinto a fare questo video. Perché so anch'io che sotto i social ci sono commenti beceri e che spesso ottengono molta approvazione. Però spesso si vede sempre un commento in controtendenza, qualcuno che prova a dire no, ma guardate, non è così, o state dicendo delle stupidate, e le persone di buon senso magari cercano di sollecitare, no, questo commento, tirarlo un po' più su. In questo caso no, in questo caso tutte le persone sembrano convinte che la rimozione di questa scena sia un danno alla serie, alla serie. E io sono sicuro che anche molti sotto questo video esprimeranno concetti simili o comunque cercheranno di andare contro questa scelta, ma a me onestamente non mi interessa, so già che questo video avrà molte critiche, ma come ho detto anche in altre occasioni, io non sono qua per cercare consenso, non sono un politico. Dico quello che penso e penso di dire qualcosa che possa essere utile, o almeno questo è il mio sforzo, cercare nel bene o nel male, magari dicendo cose che a volte sono più condivisibili, a volte meno, però cerco di dire la mia perché in questo caso, trattando poi questa serie, temi come il bullismo, come la depressione, eccetera, che tratto anche sul mio canale, mi sono sentito in dovere di fare questo video e spero che qualcuno
capisca questa argomentazione e non si vada a basare sul proprio pensiero, nel senso del proprio apprezzamento di quella scena, di quel telefilm o meno. Qui non stiamo dicendo se 13 sia un bel telefilm in grado di coinvolgere, che i personaggi siano realistici o meno. Qua stiamo parlando dei danni seri che può produrre una serie. E l'aumento del 30% di suicidi non è un numero, significa migliaia e migliaia di ragazzi che sono stati indotti dall'effetto emulazione, che il loro comportamento, magari già preesistente, è stato in qualche modo fomentato, è stato in qualche modo rinforzato da questo tipo di telefilm. E io non mi riferisco solo a quella scena, mi riferisco in generale a tutto il telefilm, che poi culmina nel suicidio, e far vedere quella scena, secondo me, è stata forse la cosa più grave che ho visto fare nei telefilm di ultima generazione. Ma anche se non ci fosse stata quella scena, o se quella scena fosse stata in parte censurata, comunque, secondo me, l'effetto che dà questo telefilm è un effetto di giustificazione in qualche modo di quel gesto. Come dire, se hai subito questo, in qualche modo ha senso che tu faccia questo. E magari un adulto riesce a elaborare meglio questo tipo di logica, ma un ragazzo, io temo, non sempre sia in grado di elaborarla correttamente. Anzi, il messaggio che passa può essere proprio il contrario di quello che l'autore di questo telefilm si prefiggeva. Ammesso che il regista, non si prefiggesse il fatto di fare semplicemente clamore, perché molte scene, secondo me, sono state proprio costruite ad arte per suscitare interesse, attrazione da parte dei media. Però ammesso anche che il regista volesse creare una serie che disincentivasse il bullismo, il suicidio, eccetera, ha ottenuto esattamente l'effetto contrario. Quindi questa cosa non può essere sottovalutata e vi prego un'altra cosa, di pensare, informarvi prima di commentare. Perché nessuno vi vieta di avere la vostra opinione, per carità. Però quando si commenta bisogna sempre avere un minimo di consapevolezza. Bisogna sempre avere almeno un po' di conoscenza della materia per cui si sta andando a commentare. Ripeto, io non andrò mai sotto un video di fisica a dire a un fisico che magari si sta sbagliando, anche se penso che magari sta dicendo delle stupidate. Però prima di andare a commentare sotto quel video e dire guarda che stai dicendo stupidate, cercherò almeno delle prove di altri fisici o di altre persone competenti in materia che vanno contro a quel tipo di affermazione, perché se no siete assolutamente alla stregua dei terrapiattisti. Anzi, ancora peggio, perché i terrapiattisti non fanno del male a nessuno, invece le persone che commentano in questo modo rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione, l'errore già grave fatto dal telefilm.